pioggia e sole cambiano la faccia alle persone. Un ricordo di Nicodemo. Nicodemo è un pacificatore. Nicodemo è un amico, l'amico che ognuno desidererebbe. Nicodemo, persona sempre presente. Nicodemo, l'amico fidato. Nicodemo, l'altro uomo. Un uomo che su questo mondo, forse ce ne sono uno ogni 10 milioni. Nicodemo era la persona che ti ascoltava. Nicodemo era la persona che stava, era sempre al tuo fianco in ogni momento. Quando avevi bisogno di lui c'era sempre. Nicodemo era la persona che lo incontravi all'angolo, alla fontana del Drago. Stavi lì intere giornate a chiacchierare con lui, potevi parlare di tutto. Lui era la persona che ti ascoltava, non si è mai permesso assolutamente di controbattere qualcosa. Ascoltava, ascoltava, non ha dato mai giudizi su nessuno, assolutamente. Nicodemo era una persona che su questo mondo purtroppo non ce ne saranno mai. Anche se ho detto prima, uno su 10 milioni, penso che mi corretto. Nicodemo era l'altro uomo, una persona che non ne incontri, non ne trovi. Nicodemo era l'amico, punto. Un ricordo di Nicodemo. Bene, io sono stato uno di quegli amici che hanno seguito un po' la storia di Nicodemo fin dall'inizio. Prima vecchio circolo, un vecchio circolo sociale del paese, e poi piano piano ho sempre visto questo ragazzo più adulto di me, perché all'epoca eravamo un po' differenti di età, che faceva da guida, ed era forse uno tra i pochi in paese essere tra le idee un po' più sballate, e questo fatto che fosse tra le idee un po' più sballate chiaramente ci faceva da scuola per poterci un po' allargare i nostri orizzonti. Quindi io penso che Nicodemo tra di noi, con un vecchio gruppo che poi praticamente noi ci chiamavamo gli Evergreen, abbiamo fatto un po' di vacanze insieme, siamo stati nei paesi europei, quindi grazie anche a lui ci siamo dovuti misurare con una realtà che non era certamente quella del paese. Mitici viaggi, mitici cene, mitiche momenti di aggregazione in montagna, e Nicodemo era sempre tra i primi. Poi ci ha seguito e ci ha aiutato in tutto quello che potevano essere le attività sociali del paese, perché anche noi, ormai stiamo parlando di anni e anni dietro, ci hanno permesso appunto di poter vivere una situazione di nascita sociale di questo paese, e Nico era sempre tra i primi, era sempre quello che ci proponeva cose, era sempre quello che ci seguiva anche in maniera costruttiva, fattiva. E quindi un ricordo particolare che ho di Nico, è un ricordo proprio specifico, è stato un grandissimo momento di aggregazione in montagna, dove io avevo portato degli amici miei napoletani, e quando lui ha visto tutte quante queste persone che venivano da Roma, da Napoli, eccetera, ha ritenuto opportuno quella sera di poter offrire a tutti un suo scritto. È stato uno scritto che io poi ho conservato. Praticamente lui aveva dedicato a queste persone, per ospitalità, un suo pensiero. E in quel momento l'ha esibito, l'ha detto a tutti, senza che nessuno glielo chiedesse, perché tra l'altro erano amici miei, quindi una generosità enorme. Ecco, se dovessi individuare una grandissima qualità, un amore per questa terra e una grandissima generosità. E Nico, per tutti quanti noi che abbiamo rappresentato parte di storia anche di questo paese, è veramente stato un ottimo insegnante e un grande amico. Non è stato chiesto di ricordare di Nicodemo. Non è facile, l'ho conosciuto a 18 anni, quindi sono stato con lui praticamente 40 anni. Posso semplicemente dire che è stato sempre una fucina di idee, è stato una persona che non ci annoiava mai, su qualsiasi cosa era sempre pronto a stimolare, quindi era un personaggio incredibile. Posso semplicemente dire che è stata sicuramente una persona bene, ma mai avuto vizi, non faceva nemmeno fumare quando era in sua presenza, perché lui odiava le persone che fumavano. Comunque è stato un personaggio incredibile, è stato il fondatore insieme a me, insieme ad altri, di questo circolo Spazio Alternativo. Abbiamo costruito tanto assieme, abbiamo lavorato molto assieme, abbiamo sognato assieme.
ed è certamente una persona che a me, come mi amici, è ormai un po' di tempo che Nicodemo ci ha lasciato, e la perdita di una persona amica, cara, lascia sempre un dolore profondo, e delle volte sono i ricordi o gli insegnamenti che ci aiutano a vivere, a reagire e a trovare anche una spiegazione. Poi io con Nicodemo forse ho un legame particolare, nato prima della prologo e anche durante, diciamo, la mia partecipazione alla prologo. E forse proprio il rapporto che è nato, perché io con lui lo trovavo un interlocutore ideale, ha fatto pure maturare in me la scelta di diventare architetto, di scegliere l'urbanistica, la pianificazione. Nicodemo lo ricordo sempre come una persona vitale, determinata, con una volontà sempre a ripartire per nuove avventure, e questo è il ricordo profondo che mi lega a lui, proprio nato durante le manifestazioni organizzate dalla Prologo. E penso che va ricordato soprattutto per l'insegnamento per le nuove generazioni, perché Nicodemo era una persona impegnata nel sociale, nel suo piccolo ha contribuito sempre a costruire un impegno sociale e culturale per la nostra comunità. È una grandissima persona che amava molto il suo paese, amava la montagna, e spesso ci incontravamo per parlare di questa montagna, di come era bistrattata e di magari come poteva essere di volano per un'economia diversa nelle nostre zone. Con Nicodemo, dalla prima volta che ci siamo visti, c'è stata subito una certa empatia. Io da ragazzino ricordavo di lui già il suo impegno nell'associazionismo, e lui forse ha scommesso su di me, ma la cosa più importante che Nicodemo mi ha lasciato è il suo modo di vedere la vita, la sua pacatezza nella risoluzione dei problemi, e aveva anche la capacità di farti fare quasi sempre quello che lui voleva, e lo dico in senso buono, perché mi ha sempre dato dei consigli giusti, soprattutto placando quella che è l'euforia e la foga giovanile, perché noi giovani ce l'avevamo questa cosa di partire in quarta e poi spegnerci per strada. Invece Nicodemo mi ha lasciato il metodo di affrontare le cose nei tempi giusti e nei modi giusti, ed è una grande cosa soprattutto per i giovani che l'hanno conosciuto, perché poi i tanti risultati che uno ha portato nella vita e nell'associazione sono proprio legati a questo metodo che Nicodemo ci ha lasciato, e di questo gli saremo sempre ed eternamente grati. Allora, io ho tantissimi ricordi che mi legano a Nicodemo, perché c'è un'amicizia profondissima con lui, e che parte, questo ricordo parte da lontano, ai tempi del liceo artistico che frequentavamo, e quindi viaggi in Valle Caudina, tutte le imprese varie. Poi passa attraverso la fondazione del Circolo Spazio Alternativo, che ci ha dato la possibilità di fare le cose, di intervenire nel sociale, di venire a conoscenza di tante cose. E poi una cosa, un ricordo indelebile, è quello della nottata che lui ha fatto insieme ad altre mie amiche e colleghe, Patrizia Zullo, della Maietta, la notte prima della mia laurea, che mi ha aiutato a mettere gli ultimi adesivi e gli ultimi cose attaccate sui disegni, perché dovevamo preparare le tavole per il giorno dopo per la laurea, e quindi questo aiuto grandissimo che mi ha dato insieme ad altri. Per poi arrivare quando abbiamo iniziato la professione, lui lavorava al comune, quindi per me è stato sempre un grande punto di riferimento, che arrivavo da lui all'inizio della professione con tanti dubbi, con tante preoccupazioni, agitata perché dovevo risolvere qualche problema, e lui diceva siediti, mi metteva davanti un pocket coffee perché sapeva che mi piaceva, dopodiché si poteva cominciare a parlare dei problemi, e quindi un'amicizia bellissima, profonda, non lo dimenticherò mai, mi manca tanto. Il ricordo di Nicodemo è un ricordo sempre vivo che accompagna me, i miei amici e penso tutti i centinaresi che l'hanno conosciuto quotidianamente. Per me è semplice parlare di Nicodemo perché lo conoscevo bene, ho vissuto tanti anni insieme a lui, tante esperienze bellissime,
e naturalmente conservo di lui un'immagine viva innanzitutto, e di una persona equilibrata, seria, una persona per bene. Non l'ho visto mai alzare la voce, mai bestemmiare, e poi è una persona a cui ti potevi rivolgere perché ti dava serenità, tranquillità, era sempre prodigo di buoni consigli, insomma un ottimo amico, una grande persona, una grande perdita. Bellissima persona, amava tanto i giovani e il suo paese. Ciao Nico. Nicodemo è una persona speciale, e quando si dice speciale non è una qualcosa di convenzionale o qualcosa che si dice solo perché le persone non ci sono più. Aveva una dote particolare che credo che poche persone abbiano, che era quella di riuscire a vedere oltre e quindi riuscire a leggere le potenzialità che ciascuno di noi, ciascuno delle persone che poi ha incontrato lungo il suo cammino aveva. E riusciva a capire prima di noi stessi magari le potenzialità che ciascuno di noi poteva avere, e cosa che è accaduta anche con me quando mi ha chiesto comunque di fare un certo percorso nella Prologo, e io non pensavo e non immaginavo di poter avere delle doti che poi sono uscite fuori soltanto grazie a lui. E questo è anche un po' di motivi per cui è nata Cerpi in Arte, la manifestazione che è dedicata a lui, che è dedicata proprio all'arte in genere, che era quella che lui amava tanto in tutte le sue forme, dall'architettura al disegno, alla scultura, sia proprio anche a livello teatrale, tutto ciò che poi abbiamo fatto grazie a lui. Buonasera, siamo qui per parlare di Nicodemo. Nicodemo chi era? Nicodemo era un uomo di grandi doti, sotto tutti i punti di vista, ma la sua dote principale era il confronto. Infatti lui, grazie al confronto, cresceva sempre di più. Infatti è tramite lui che io ho imparato a confrontarmi con gli altri. Infatti lui era professionalmente, diciamo, una brava persona, cioè era... sotto il punto di vista professionale era ricco di idee, ricco di novità, però cercava sempre il confronto. Infatti da due ragazzi diceva: ragazzi, confrontatevi e crescete. Infatti con il confronto si cresce. E che dire a Nicodemo? Nicodemo, grazie per averti conosciuto, per averci dato tanto e per averci lasciato qualcosa che rimarrà sempre qui. Arrivederci. Allora, in queste circostanze, molto, quando si parla generalmente di persone che non ci sono più, è molto facile essere retorici, dire grossi paroloni. Nicodemo lo conosciamo tutti, è una bellissima persona, quindi è inutile insistere su queste cose, ormai già ne sapete. Più che altro volevo parlare di un episodio, di un aneddoto, che non ci capitò quando lui si doveva laureare, e siccome stava un po' in ritardo con dei disegni, allora ci invitò tutti a casa, eravamo una cinquantina di persone, e quindi a casa della madre, noi per giorni interi ci siamo accampati a casa sua e abbiamo, appunto, l'abbiamo aiutato. Io, che ero praticamente il più scarso a disegnare, facevo gli alberelli, dei puntini sui parcheggi, eccetera, eccetera. Allora, questo aneddoto vuole rappresentare solo che Nicodemo, nella sua semplicità, riuscì quella volta a tenerci tutti uniti. E quindi questa dimostrazione, insomma, della grandezza e della sua semplicità. Io voglio ricordare Nicodemo con un piccolo ricordo personale. Un giorno ero in camera e stavo ascoltando una canzone di Leandri. Allora sentì bussare ed era Nicodemo, con quel bel sorriso che si ritrovava, mi invitò a comprare un album. Era questo album che si chiama Non ha denaro, non ha l'amore neanche. Lui mi consigliò una canzone che si chiama Il suonatore Jones. Io avevo solo 14 anni, quindi forse non riuscivo a capire il significato di queste parole, di quest'album. Oggi forse invece ho qualche mezzo di più. E credo che Nicodemo quel giorno, in maniera molto sottile, ha voluto spingermi, indirizzarmi verso quello che era una sua caratteristica principale, quel suo senso di libertà così alto, così importante, che ha sempre contraddistinto ogni sua azione, ogni sua iniziativa e soprattutto la sua vita nel mondo delle situazioni. Questa volontà sempre di condividere il proprio pensiero e di lasciare agli altri la condivisione delle proprie idee.
un messaggio che io ho cercato di fare mio e di metterlo nella vita di tutti. Allora, parlare di Nicodemo, parlare come una persona speciale, è come una cioccolata, in realtà sono cose bellissime nella vita che è difficile incontrarle, persone di questo genere, perché sono persone così speciali che con il pubblico dare il massimo per tutti alla fine. È una persona che non ci stanno parole, è difficile, se uno non l'ha conosciuto non riesce a poter vivere questa emozione, perché sono emozioni favolose, bellissime. Ricordarlo è bello, siamo sempre nei miei pensieri. Allora, che dire di Nicodemo? Oltre 12 anni fa fu il promotore principale della mia elezione a presidente della Prologo di Cervinara. E dopodiché insieme condividemmo momenti bellissimi e indimenticabili. Di lui mi resta impressa la sua instancabile attività. Era un grande trascinatore e cercava continuamente il coinvolgimento dei giovani con tante proposte, tanto che molte volte bisognava fermarlo, tante proposte che faceva. Lui era un buono, non si arrabbiava mai e di lui mi resta impressa la grande innata capacità di saper mediare in qualsiasi momento, trovando le soluzioni a qualsiasi problematica. Io spero e auspico che la sua figura rimanga quale esempio per i giovani e per tutti coloro che vogliono bene alla Prologo. Grazie Nicodemo per essere stato un amico sincero e leale. Rimarrai sempre nel mio e nei nostri cuori. Di Nicodemo ho tanti cari ricordi, tutti inchiusi nel mio cuore. In principal modo di Nicodemo ricordo la sua voglia di avventura, la voglia di scoprire cose nuove, la cosa di provare nuove esperienze, di mettersi in gioco, la sua disponibilità massima verso gli amici, la sua generosità d'animo, di cuore, di mente, l'essere sempre pronto e disponibile senza riserve. Ricordo anche di un'altra cosa di Nicodemo, e di questo glielo riprovero. È stato il mio vero primo grande dolore a causa della sua dipartita. Un dolore che forse mi ha anche aiutato a maturare, e anche di questo gli sono grato. Ti voglio bene, Nicodemo. Ciao. Come non posso capire la mancanza di Nicodemo? Sono anni, tutti i giorni che passo al cimitero lo penso, lo saluto, come un vero amico che è ancora vivo nel mio cuore. Perché abbiamo fatto tante cose insieme, veramente, più di una vita, due. Ogni volta che passo vicino al cimitero dico, Nicodemo, oggi per me è un giorno in meno, mi sto avvicinando piano piano. E questo sarà il mio percorso nella mia vita, pensandoti che sei ancora vivo e sei ancora nei miei ricordi. Ti saluto sempre come un amico fraterno, per sempre. Un ricordo di Nicodemo. Allora, possiamo dire che Nicodemo l'abbiamo conosciuto nel periodo della prima adolescenza, 12-13 anni, attraverso un progetto effettuato alle scuole medie, dove appunto lui ci ha insegnato l'addrezzata, il ballo tipico del nostro paese. E dopodiché, dopo aver appunto effettuato questo progetto, ci siamo avvicinati grazie a lui e alla Prologo, entità sconosciuta per noi all'epoca, che poi insomma ha coinvolto appieno la nostra vita, dato che ancora oggi siamo impegnate nel mondo associativo della Prologo anche attraverso i balli. Puoi andare? Chiamami sempre amore. Sempre amore e questa maledetta notte dovrà pur finire, perché la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità, anche stasse un solo uomo. Chiamami ancora amore.
chiamami ancora amore, chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.